Ok, bentornati ragazzi, siamo al capitolo numero 3 di Portal. Con cose strane che accadono. E con strane intendo molto strane. Porte che si aprono, sono di metallo e cemento. Well, I'm back. The aerial faith plate in here is sending a distress signal. You broke it, didn't you? There, try it now. You thought happened, right? I was just lying there. You thought I was done. This plate must not be calibrated to someone of your generousness. I'll add a few zeros to the maximum weight. You look great, by the way. Very healthy. Try it now. Right? Couldn't believe it either. You seem to have defeated its load-bearing capacity. Well done. I'll just lower the ceiling. Ok. Quello lì e quello lì. Dai, adesso se salto qua dovrei andare a finire dall'altra parte. Esatto. Ora, questo lo devo attivare. Serve un arancione qua in teoria, però non posso. Ci sarà da qualche parte uno di quei, quegli affari. Allora, analizziamo la situazione. Allora, lì è l'uscita. Per aprire l'uscita devo prima attivare quello. Per attivare quello ho bisogno del laser. Per il laser devo arrivare di là. Per arrivare di là devo cadere dall'alto. Più possibile dall'alto, perché se faccio così non arrivo molto lontano, diciamo. L'unico punto dove si può cadere dal soffitto è quello. Come faccio a cadere qua dal soffitto? Fatemi pensare, eh. Chiaro. Easy. Ok, fatto. Questo mi butta di là. Perfetto, però io prima devo andare là. Dannazione. Non si può sprintare, correre, fare cose così. No, non si può. Bisogna camminare. Ok, tac. E ok. E questo. Quello. Ok, e puff. Ok. Prendo questo. Lo metto qui. E con un bellissimo portale lo faccio semplicemente passare attraverso qui. Perfetto. Però prima di piazzare questi due portali, devo fare così. E poi li posso piazzare da sopra, quindi non è nemmeno un gran problema, eh. Look at you, sailing through the air majestically, like an eagle, piloting a blimp. Perfetto. Beh, ci sta. Ci ho messo un po' più degli altri, eh. La cosa quindi si fa più difficile. Il capitolo 3 è più difficile del 2. Piacciono queste cose. Ok. Però usare un pochettino la logica ci sta sempre. Sempre perché.
Ci sta, ci sta. Allora, fatemi controllare un attimo il cellulare mentre c'è questo bellissimo caricamento. Enjoy this next test. I'm going to go to the surface. It's a beautiful day out. Yesterday I saw a deer. If you solve this next test, maybe I'll let you ride an elevator all the way up to the break room. And I'll tell you about the time I saw a deer again. Volevo fare una specie di cerchio infinito. Ah, funziona male. Ok, ora via perché mi stavo già girando la testa. Allora, bene, allora lì, fatemi pensare. Come si risolve questo? Qui giù si può andare, sì. E mi serve per prendere la rincorsa per andare da un'altra parte. Allora, cioè, oddio, non ne sono sicuro, però penso proprio che sia così. Quindi facciamo così. E così. Esattamente. Ok, bene, questo ora... Andiamo lì. Uppla. Sti cazzi. Ok, perfetto. Siamo usciti. Questo ci butta dove? Un bastardo. Ok. Ah, capisco. Giusto? Passarci così, perché dovrei doverlo abbassare? Capisco. Per quello, forse. No, allora, dove cavolo è l'uscita, fra l'altro? Pannelli bianchi, pannelli bianchi, pannelli bianchi. Non c'è. Non c'è. C'è. No, non ce n'è. Qui sotto cos'è? Niente di particolare dopo tutto. Non riesco a capire esattamente. Ok, allora. Questo qui. Ta ta ta. Allora. Se io faccio così. Così un cazzo. Non riesco a capire nemmeno dove sta l'uscita. Ah, lì c'è qualcosa da attivare. Ok, capisco. Lì c'è qualcosa da attivare. E per attivarlo... Ok. Capisco. Non è vero, capisco un cazzo, capisco.
No, ok, capisco. Ok, ho capito. Devo mettere quello lì, devo mettere lì. Questo qui lo devo mettere giù qui. Se non ho capito male. No, aspetta, dove cavolo sto andando? Allora, qua devo andare. Tornare giù qua. Uno. Mi sento un idiota, ragazzi. Mi sento davvero un coglione. Allora. Andiamo giù. Andiamo là. Quello lì dove passa il raggio, eh? Ok. Prego. Ok. Uno, due, tre. Ok, soltanto che ora mi devo anche portare dietro il cubo, altrimenti serve un cazzo tutto ciò. Uno, due, tre. Boom. Well, you passed the test. I didn't see the deer today. I did see some humans. Questo era. But with you here, I've got more test subjects than I'll ever need. Bisogna sempre pensare di più, sempre capire di più le meccaniche. Ottimo, ottimo, ottimo. Sono contento di quello che sto riuscendo a fare. È un bel gioco, mi dà soddisfazione. Poco agitato, poco, però ci sta, in compenso ci sta di brutto. Ok, andiamo avanti. These bridges are made from natural light that I pump in from the surface. If you rubbed your cheek on one, it would be like standing outside with the sun shining on your face. It would also set your hair on fire, so don't actually do it. Ok, comprendo. Beh, questo mi pare abbastanza semplice. Devo soltanto crearmi dei punti per andare nei punti giusti. Quindi tac, e sono qua. Quelli cadono all'infinito. Ok. Ah, ok. Dai. Devo far andare. No, così spengo tutto, esatto. Quindi devo portare lì un cubo che è qui, e quindi faccio, fatemi vedere, mi metto qui, uff, cado giù, cado su questo, vado di qua. La cosa importante è che mi devo ricordare che io posso sempre solo scendere.
e tornare indietro del tutto. Ok, a posto. Poi torno di qua. E faccio così ora. Allora, per arrivare più in alto come posso fare? Come cavolaccio posso fare ad arrivare più in alto di quello che sono? Dovrei salire in modo progressivo, no? E come faccio a salire progressivamente? A parte se ci fosse qualcosa distorto. C'è qualche parete che non è dritta a cui posso attaccare. No, però assolutamente no. Allora, a parte se ovviamente faccio così, fammi vedere. Tac. Se ci sono delle pareti bianche. No, non ci sono. Non ci sono. Devo per forza riuscire ad arrivare lì sopra. Mamma. Io mi sento intelligente. Però questo non risolve ancora il problema, perché sono precisamente all'altezza giusta, proprio per un pelo. Quindi non va bene, perché se io ora faccio così, magari lì ce la faccio, ma l'altra parte cade. Cioè il cubo cade. E devo tornarla a prendere, cazzarola. Allora, fino a qua è easy. Tac. Non c'è niente. Allora, questo qui voglio provare a metterlo qui sopra, così è più in alto. Cioè, è possibile che... Ok, ottimo. Ora iniziamo. Ottimo. Oh, che cazzo! Madonnina che non... sto per bestemmiare ora, eh? Ok, tac. Ragazzi, mi arrendo. Poi mi innervosisco, inizio a fare le cose a cazzo. E succederanno queste cose. Allora, grazie. Direi, ok.
Allora, rifacciamo come prima, eh. Anche perché io non posso sparare con questo, vero? No. Posso fare solo una cosa alla volta. Quindi, uno. Bene, più in alto di così non posso andare. Ce l'ho fatta? Mamma mia ragazzi, questo, questa qui è stata proprio una cosa al pelo, eh. Però ce l'ho fatta, ok. Ok. Excellent. You're a predator. And these tests are your prey. Speaking of which, I was researching sharks for an upcoming test. Do you know who else murders people who are only trying to help them? Did you guess sharks? Because that's wrong. The correct answer is nobody. Nobody but you is that pointlessly cruel. Ma dai, è crudele. Non posso essere stato, cioè. Dai, così cattivo. I figured out what to do with all the money I saved recycling your one room full of air. When you die, I'm going to laminate your skeleton and pose you in the lobby. That way future generations can learn from you how not to have your unfortunate bone structure. Perfect. The door's malfunctioning. I guess somebody's going to have to repair that too. No, don't get up. I'll be right back. Don't touch anything. Hey, up here. I found some bird eggs up here. Just dropped them into the door mechanism. Shut it right down. Bird! Quello lì mi sta troppo simpatico. That's probably the bird in it that laid the eggs. Livid. Okay, look, the point is, we're gonna break out of here, alright? Very soon, I promise, I promise. I just have to figure out how to break us out of here. Here she comes. Keep testing. Remember, you never saw me. Never saw me. Not I went and spoke with the door mainframe. Let's just say he won't be, well, living anymore. Anyway, back to testing. Ok, qui sotto, ok, il cubo viene con l'acqua. E ok, così. Guarda. Con il destro mi prendo il corpo. Ok, con il sinistro posso iniziare a sparare ponti. Ottimo, allora. E dai. Dai, questo qui non era difficilissimo. Well done. Dai. In fact, you did so well. I'm going to note this on your file in the commendation section. Oh, there's lots of room here. Did well. Enough. Ok. No, no, allora quest'ultimo qui. Easy. Easy.
This next due, test punti involves turrets. You remember them, right? They're the pale spherical things that are full of bullets. Oh wait, that's you in 5 seconds. Good luck. Ok, quindi se li appoggio sul fianco muorono. Ok. Hello. Ottimo, quindi sempre cercare muri vicino a loro in modo che posso spostarle o disattivarle o robe simili. Ok, gli devi far cadere in testa cose. Ok, però non sono abbastanza pesanti da andare a prendere questi a quanto pare. Oplai, questi qua, ok. Ta-ta-ta, andiamo qua. E dai, via. Ottimo, ok. Capisco come funziona quello. E adesso voglio provare però a fare una cosa. Che bello. Ah. È dall'inizio del gioco che voglio fare sta cosa. Però basta perdere tempo, dai. Ok, quindi qua si è aperto, possiamo persino andare avanti. Ta ta ta. Perfetto. Qui adesso rincontrerò l'altro robottino, quello simpatico. Un po' stupido, eh? Mio Dio, un po' stupido quello, però è simpatico. Ok, ottimo, dai. To maintain a constant testing cycle, I simulate daylight at all hours and add adrenal vapor to your oxygen supply. So you may be confused about the passage of time.
The point is, yesterday was your birthday. I thought you'd want to know. Ottimo. Roba che si muove. Sì, dai. Così. You know how I'm going to live forever, but you're going to be dead okay. In 60 years. Well, I've been working on a belated birthday present for you. Well, more of a belated birthday medical procedure. Well, technically, it's a medical experiment. What's important is it's a present. Adoro questi personaggi, ragazzi. Ah. That jumpsuit you're wearing looks stupid. Grazie. That's not me talking. It's right here in your file. On other people it looks fine. But right here, a scientist has noted that on you it looks stupid. Well, what does a neck-bearded old engineer know about fashion? He probably... Oh, wait, it's a she. Still, what does she know? Oh, wait, it says she has a medical degree. In fashion. From France. Ok. Quindi, a quanto pare... I muri bloccano o possono bloccare. Questi cosi. I don't hate you. There you are. Mamma mia, oh. Ok, quindi mi devo fare dei cosi in modo che i cosi non mi possano cosare, nel senso vedere questo e butterà lì in fondo. No, cazzarola. Devo tornare indietro e riposizionare. Portare lì, ok. Questo devo fare, esatto. E allora. Disattivati tutti, perfetto. Anche questa è fatta, ok. Ho fatto un cazzo. Questi li lasciamo lì. I'm going through the list of test subjects in cryogenic storage. I managed to find two with your last name. A man and a woman. So that's interesting. It's a small world. Ah, ok. Più vado avanti e più questi esperimenti però si fanno pericolosi per l'incolumità della tizia qua, cazzarola. I have a surprise waiting for you after this next test. Telling you would spoil the surprise.
So I'll just give you a hint. It involves meeting two people you haven't seen in a long time. Hello. Are you still there? Resting. Hello. Hello. Perfetto. Immaginavo una cosa simile, devo dire. Ok. Ora, in teoria... Dico, in teoria, il laser dovrebbe passare una semplice parete, no? Quindi posso distruggerli in questo modo. Fatto. Risolto anche questo. Ok, grazie. Cioè, ma hanno pure messo la musichetta, incredibile. Allora. It says this next test was designed by one of Aperture's Nobel Prize winners. It doesn't say what the prize was for. Well, I know it wasn't for being immune to neurotoxin. Oddio. Niente torrette? Da quando questa cosa? Allora. Sinistro per avere questo. Allora, ok, questo sì che è interessante. Devo riuscire a essere lì e qui allo stesso tempo. Fatemi vedere se di sopra pannelli bianchi non ce ne sono, giusto? No. Allora. Ah no, devo soltanto riuscire a disattivare questo. Per disattivare questo... Via. No, però sì. Ok. Quello quando cade lo attiva. Io posso fare così. Tac. I bet you think I forgot about your surprise. I didn't. In fact, we're headed to your surprise right now. After all these years, I'm getting choked up just thinking about it. Oh, che bello. È sempre bello riuscire a fare una parte nuova. Ok, dai.
capitolo 4, sorpresa. Bene, arrivati al capitolo 4, io per oggi direi che ho finito. Quindi io salvo, torno al menu principale e ragazzi, vi saluto. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi, ciao!